amici di Ad Maiora, ben ritrovati qui sul mio canale. Io sono sempre Sara e come vi dico sempre, ogni promessa è debito. Vi avevo appunto promesso, me l'avevate tanto richiesto, questo video sui verbi che reggono ing e i verbi che reggono invece l'infinito con il to, ed eccoci finalmente qui con la mia ormai ben nota arcinota lavagna alle mie spalle. Andrò a spiegarvi, insomma, a cercare di essere più completa possibile, ma anche in qualche modo a riassumere le varie situazioni in modo da consentirvi, diciamo, di imparare, di capire, di fissare quelli che sono i gruppi principali. Prima di iniziare con l'argomento di oggi, vi voglio lasciare un consiglio che troverete sicuramente interessante. Infatti, nella lista di testi consigliati, nella descrizione che trovate proprio qui sotto questo video, ci sono due fantastiche novità: racconti in inglese per principianti e racconti in inglese di livello intermedio, entrambi di Elizabeth Lopez ed Emma Ferrero. Si tratta veramente di un ottimo supporto per studenti, anche studenti autodidatti, e per insegnanti che cercano degli strumenti mirati, selezionati e costruiti in modo didatticamente intelligente. Questi testi raccolgono appunto 10 racconti, ma anche un sommario, una traduzione in italiano, un piccolo vocabolario per i principianti e anche un lavoro sul testo con domande a scelte multiple per il livello intermedio. Si tratta davvero di un ottimo supporto, perché sappiamo che la grammatica è fondamentale, ma è importantissimo anche leggere. Allora, partiamo subito. Voi vedete che qui alle mie spalle, poi io me ne andrò più volte dalla lavagna per consentirvi di prendere appunti, di fare qualche screenshot, ma vedete che sostanzialmente io ho suddiviso la lavagna in 4 gruppi. Questi 4 gruppi riguardano quei verbi che reggono necessariamente la forma in ing, quindi senz'altro il gerundio, per così dire. Quei verbi che possono reggere l'ing o il to, l'infinito col to, e che cambiano leggermente significato, ma si tratta effettivamente di una differenza sottile. Poi ci sono quelli che possono utilizzare indifferentemente ing e to e non cambiano affatto significato e sono i nostri preferiti, e infine ci sono quelli che possono reggere entrambe le forme ma cambiano veramente e completamente il significato. Tutti gli altri sono quelli col to, chiaramente, che sono la maggioranza, quindi naturalmente noi ragioniamo sempre sulla minoranza, sulle eccezioni, in modo che, eliminate queste, poi ci resta la totalità dei casi in cui usiamo senz'altro to. Allora, partiamo dai verbi con l'ing. Allora, è veramente difficile qui potervi dare qualcosa che vi aiuti a impararli, se non in modo mnemonico, perché alla fine si tratta di un gruppo, possiamo trovare alcune somiglianze tra alcuni vocaboli, ma sostanzialmente dobbiamo abbastanza impararli così a memoria, senza grossi ragionamenti, perché così vuole la grammatica. Questi verbi che vogliono l'ing sono il verbo, per esempio, admit, ok? Ammetto di fare qualcosa, e no, non è I admit to do, ma è I admit doing, e non è un qualcosa che ci viene naturalissimo. Lo stesso avoid, evitare qualcosa, I avoid spending time with negative people, ok? Evito di spendere, di passare del tempo con delle persone negative. Consider, I consider leaving my job. Ok, considero di lasciare il lavoro. Non è I consider to leave, I consider leaving. Ancora, deny vuol dire negare, ok? I deny being his friend. Okay, quindi nego di essere suo amico. Finish, l'ho sottolineato, finish, perché c'era questa vecchia regola che veniva ripetuta, secondo cui tutti i verbi che iniziavano, che significavano iniziare, finire, continuare e così via dicendo, dovevano andare necessariamente tutti solo con l'ing. Ad oggi, di tutti questi verbi, iniziare, continuare, finire, solo finish a l'obbligo dell'ing. Gli altri li vedremo, sono in una situazione in cui possono accettare sia ing sia to, ok? Quindi lui è rimasto tra i verbi di questo tipo, insomma, di questo gruppo, mettiamo, semantico, che assolutamente vuole ancora l'ing form, e quindi I finish o I have finished doing my homework already. Ancora keep.
I keep doing something, okay, ma anche I keep on doing something. Quindi quando abbiamo logicamente un verbo che poi ci diventa un phrasal verb abbinato a una nostra preposizione, mantiene la natura del verbo stesso, e quindi se era un verbo che andava con ing, resterà con ing anche nel momento in cui ci keep up, keep on e via così dicendo, anche quando in linea di massima. Poi ripeto, ci sono sempre, sappiamo che l'inglese è la lingua delle eccezioni, però in linea di massima manteniamo la stessa struttura. I miss traveling, ok, questo è un esempio che in questo periodo sicuramente è per tutti molto calzante. Mi manca il fatto di viaggiare, non I miss to travel, ma I miss traveling. O postpone doing something, ok, rimando di fare qualcosa. I postpone traveling, perché speriamo tutti di tornare a farlo molto presto. Practice, ok, fare pratica, ok, con qualcosa, esercitare qualcosa, anche questo con la forma in ing. Risk, I risk losing him. Anche in questo caso abbiamo assolutamente la forma in ing. E poi ci sono queste locuzioni, questi idiomi. I can't stand. Can't stand significa non sopportare qualcosa. Può avere tranquillamente un complemento oggetto. I can't stand him. Okay, non riesco a sopportare lui. I can't stand your attitude. Non sopporto il tuo atteggiamento. Ma logicamente possiamo avere anche un verbo, per esempio I can't stand being at home all alone while everyone else has gone out, ok? Quindi non sopporto starmene a casa tutta sola quando sono usciti gli altri. I can't stand being alone, at home all alone, quello che volete. Quindi can't stand più la forma in ing. Not to mind, ok, quindi I don't mind doing that. Magari io mi propongo di fare qualcosa e tu dici ah, oh, no, non voglio disturbarti, non so, mi propongo di aiutarti con qualcosa, tu dici no, non disturbarti. I don't mind doing that, I don't mind helping you. E carry on, un po' stesso discorso di keep on, ok, I carry on doing something. I carry on working, I carry on I carry on fighting, ok, o verbi di questo tipo. Quindi questo è il gruppo di verbi, non sono tutti, ho scelto i più frequenti naturalmente, che trovate soltanto con la forma ing. Ci sono chiaramente selezioni fondamentalmente diverse, alcune più stringate, ce ne sono anche di più dettagliate. Questo è, secondo me, una buona selezione che copre una vasta gamma e vi consente di usare tutti i verbi più frequenti, ma anche di poterli ricordare, perché chiaramente essendo un numero sostanzialmente accettabile, penso che si possa ricordarli tranquillamente. Allora, andrei in quest'ordine e vi spiego anche perché. Perché abbiamo detto verbi in ing, cioè verbi, scusatemi, che in qualche modo supportano forme verbali in ing, quindi che reggono altri verbi in ing. Di qua abbiamo verbi che invece reggono altri verbi sia in ing sia con l'infinito col to, mentre nei due riquadri sotto abbiamo verbi che sicuramente hanno le due possibilità, ing o to, però abbiamo detto cambiano un pochino, qui solo un pochino, qui completamente. Quindi queste due categorie sotto, diciamo così, sono analoghe e vi può aiutare anche visivamente il fatto di averle vicini per ricordare che quelli da una parte, quindi quelli alla vostra sinistra, magari cambiano soltanto un pochino, quelli alla vostra destra cambiano completamente il significato, ok? Quindi restiamo nella parte alta della tabella. Alla vostra sinistra i verbi che reggono solo ing, alla vostra destra i verbi che reggono ing o il to con l'infinitivo. Quindi quando parliamo dell'infinito naturalmente parliamo dell'infinito col to, quindi to è base form, la forma base. E hanno esattamente lo stesso significato sia con l'uno sia con l'altro. Quali sono? Eccoli qua: begin, start, continue. Vi ricordate che li ho nominati prima? Quei verbi che indicano iniziare, continuare, iniziare sia con begin che con start, oppure continuare. E attenzione, non finish,
perché Finish non appartiene a questo gruppo che può andare sia con l'ing sia con il to, ma nel gruppo di prima che può andare solo con ing. Quindi in tutti quei verbi che venivano e vengono raggruppati come verbi iniziare, finire, continuare, eccetera, tutti questi verbi qui hanno la doppia alternativa ing o to con la forma base, quindi l'infinito, tranne Finish che invece sta di qua, ok? Quello che io dico ai miei allievi è: non vi ricordate? Fateli tutti con l'ing, così non sbagliate, d'accordo? Begin, start, continue, finish, tutti quanti li usate con l'ing, siete sicuri che non sbagliate. Altrimenti, se volete usare l'uno o l'altro, ricordatevi che finish non appartiene a questo gruppo di scelta, perché finish è soltanto con l'ing form. Quindi, I begin studying, ma anche I begin to study. I start studying, ma anche I start studying. To study, I continue reading, ma anche I continue to read. Bother, anche in questo caso bother che significa disturbarsi, ok? In qualche modo disturbare, ma in questo caso disturbarsi. Non mi disturbo a fare qualcosa. I don't bother arguing with him. Non mi disturbo a discutere con lui, o I don't bother to discuss or to argue with him, d'accordo? Quindi bother vuol dire sia disturbare qualcuno nel senso di dargli, di essere annoying, sia disturbarsi nel senso di disturbarsi a fare un qualcosa. Intend, intendere nel senso di avere l'intenzione di fare, I intend doing something or I intend to do something, ok? Ci sono chiaramente meno, questi tre qua, begin, start e continue, sono quelli che dobbiamo tenere più a mente. Ok, passiamo alla parte sotto, io di nuovo mi discosto per lasciarvi da soli con la mia tabella per un qualche secondo, passiamo alla parte sotto, quindi passiamo a quella parte in cui, come qui, abbiamo la scelta tra in, form e l'infinito, ma quella scelta non è casuale, non è semplicemente una scelta al 50% di cosa ci piace e ci ricordiamo, ma ha un'accezione effettivamente diversa. Allora, partiamo da questi verbi che sono cosiddetti verbi di preferenza, c'è qualcuno che li definisce come verbi di piacere o dispiacere, perché sono il verbo hate, odiare, like, piacere, love, ovviamente amare, prefer, preferire, quindi vedete che sono tutti verbi che indicano una, diciamo un nostro atteggiamento, ok, di apprezzamento o meno nei confronti di un qualcosa. Allora, questi verbi che un tempo andavano tutti, diciamo rigorosamente con l'ing, quando eravamo tutti un pochino più, come posso dire, seguivamo un British English un po' più canonico, oggi li troviamo sia con l'ing sia con l'infinitive, con un significato leggermente diverso, ovvero due accezioni leggermente diverse. La prima, la forma con l'ing, ok, quindi quando il verbo è seguito da, anzi quando il verbo che segue è in forma del gerundio, quindi con ing, indica un enjoyment, quindi indica qualcosa che genericamente ci piace, che apprezziamo o che non ci piace, che odiamo, logicamente se si tratta di hate. Invece la forma col to tende a indicare maggiormente una abitudine. Vi faccio un esempio. Se dico I like swimming, dirò mi piace nuotare, cioè in generale io apprezzo, mi diverto, ok, è un'attività che comunque mi soddisfa, mi dà piacere. Ma se dico I like to swim, I like to go swim, c'è un qualcosa che indica maggiormente un qualcosa che sono abituata a fare, cioè mi piace andare a fare questa cosa, è un qualcosa che io di solito pratico, mettiamola così. E quindi tende a non essere tanto concentrata sulla azione del nuotare che mi dà gioia, ma essere più che altro un qualcosa che mi piace andare a fare, che faccio come abitudine. Questa è un pochino la differenza. E inoltre vi dico che l'infinito con il tu è assolutamente più comune nell'American English, assolutamente più comune, molto molto più comune rispetto al British English, non so se ho sottolineato sufficientemente la cosa. Io vi ho fatto un esempio, ok, per farvi capire la sfumatura di significato, senza poi tenere presente il British o American, ma tenendo presente proprio della sfumatura di significato tra l'ing e il to. Il primo esempio è I like writing novels. Mi piace scrivere romanzi.
In questo caso il focus è sulla action di scrivere novels. Mi piace, ok? Provo piacere nel fatto di mettermi lì, concepire una trama, scrivere, correggere, fare quella cosa mi dà piacere. Secondo esempio, I like to write novels and wait for the reader's reactions. Quindi mi piace scrivere romanzi e quindi poi aspettare la reazione, il feedback dei lettori. In questo caso il focus della nostra frase, l'intenzione comunicativa della nostra frase non è tanto sul mio godere mentre sono lì a scrivere il romanzo tutta sola al computer, ma è sulla azione e sulla conseguenza in qualche maniera dell'azione. Cioè il fatto di aver poi completato un novel, di averlo dato ai lettori e di avere un feedback, di avere una risposta da parte loro, d'accordo? Quindi, di nuovo qui, come un pochino nell'esempio, nel punto 1, come posso dire, l'attenzione, il senso, diciamo, dell'azione è meno sul piacere che si prova nel fare quella determinata cosa e più, in questo caso, sulla conseguenza dell'azione, nel caso di cui parlavamo prima, sull'abitudine di fare quella determinata cosa e meno sull'azione in sé. Ora, queste sono chiaramente sfumature di significato, ok? Sono assolutamente sfumature di significato che sono veramente minimali e, ripeto, dipendono anche tantissimo dall'abitudine del parlante nativo in questo caso e del fatto che usi American English o British English. Quello che io posso dirvi, siccome io vi parlo e mi rivolgo tantissime volte a persone che vanno a scuola, che fanno esami, che fanno certificazioni, attenetevi alla forma ining, perché sebbene questa sia la spiegazione completa che io per dovere di cronaca e di completezza è giusto che vi dica, uno perché è giusto che lo sappiate, due perché se lo trovate mi dice: perché mi dici questa cosa di mettere sempre ing con hate, like, love or prefer e poi io l'ho trovato col to? Perché esiste per i motivi che abbiamo appena detto, ma se voi siete a scuola, se voi siete a un esame, molto facilmente la tradizione, l'essere aderenti comunque a quello che è un modello di correttezza grammaticale che è ancora presente o che è stato presente fino a poco tempo fa sì che sicuramente la forma ining venga certamente presa per corretta, mentre la forma col to potrebbe esservi contestata o addirittura corretta o considerata un errore. Per cui in quei contesti, diciamo, questo è un, come posso dire, un consiglio ufficioso che vi do, cioè la spiegazione di questa cosa è quella ufficiale, il consiglio che vi do, noi come studenti italiani usiamo ing, anche perché molto probabilmente, sapete, questi sono verbi che si usano tantissimo tra i principianti quando fate quei piccoli test di presentazione personale, mi chiamo tal dei tali, vivo a XY, ho un fratello, una sorella, un cagnolino, mi piace ascoltare musica, cioè sapete che sono un po' sempre le stesse, insomma, queste descrizioni, e vengono utilizzate per vedere se voi conoscete le forme base. In quel caso si tende a insegnare per semplicità, ok, la forma che è globalmente più corretta, siccome voi quando dite mi piace ascoltare musica intendete la musica che vi piace, che traete gioia dall'ascoltare musica in generale, d'accordo? E quindi sicuramente vi verrà richiesta una forma ining, quindi non il mio consiglio è di non mettervi in una situazione di confusione e di andare in qualche modo lisci e usare la forma ining, ok? Poi sapete che nel mondo reale esistono altre forme per questi motivi che abbiamo visto. Invece passiamo dall'altra parte. Questi sono verbi che non hanno una sfumatura di significato, ma forse di qua da una parte significa una cosa, dall'altra significa un'altra. Qui abbiamo proprio verbi che reggono altri verbi e quando questi verbi sono in ing significano una cosa, quando sono con il tune significano un'altra e qui non ci piove. Non c'è un forse giusto, forse sbagliato, forse simile, forse no, sono proprio due cose diverse. Quali sono questi verbi? Sono quattro, in realtà anche se i primi due li ho uniti perché hanno la stessa identica differenza sostanzialmente. Questi due sono remember e regret.
Remember vuol dire ovviamente ricordare, regret vuol dire essere dispiaciuti per qualcosa, rimpiangere, diremmo in italiano. In questo caso, quando questi due verbi sono seguiti da una forma in-ing, noi ci riferiamo a un'azione svolta nel passato, cioè ricordo qualcosa che è successo nel passato, oppure mi dispiaccio per qualcosa che è avvenuto nel passato, ok? Viceversa, se utilizzo il to, quindi il to è la forma base, ok? Quindi l'infinito, mi sto riferendo ad un'azione relativa al futuro. Facciamo un esempio. Partiamo con remember. I remember meeting you last year. Cioè mi ricordo meeting you sarebbe di averti incontrato. Cioè mi ricordo adesso di averti incontrato nel passato. I remember going to university in Venice. Mi ricordo quando andavo all'università a Venezia. Non ci vado più, quindi è un'azione passata. I remember living with my parents, ok? Mi ricordo quando vivevo con i miei genitori, non ci vivo più. Quindi, remember con l'ing, ok? Mi ricordo qualcosa che è successo nel passato. Viceversa, se io ti dico, remember to close the door, ricordati di chiudere la porta, cioè ti sto ricordando di fare qualcosa in futuro, ok? Remember to take the keys, ricordati di prendere le chiavi. Remember to take the umbrella because probably it will rain. Quindi remember to significa che ricordati di fare un qualcosa nel futuro. Lo stesso identico discorso è secondo regret, ok? I regret doing vuol dire che rimpiango l'aver fatto qualcosa sostanzialmente nel passato. Regret to invece si riferisce a un'azione futura. Mi dispiace di fare qualcosa, di dover fare qualcosa. Stesso concetto. Ancora, stop. Stop. Stop è un altro di questi verbi, ok? Begin, start, e continue, quindi iniziare nei due modi, continuare, possono andare con tutti e due, vi ricordate? Finish no, finish va soltanto con l'ing. Sinonimo di finish è stop. Anche stop può teoricamente andare con tutte e due le forme, ma con due significati diversi. Ovvero, stop doing that, stop talking. Ti sto dicendo di smettere di parlare o di fare quella cosa adesso. Finiscila, stop, give up, ok? Questo è il senso. Invece stop con il to e l'infinitive, ok? Quindi stop con l'infinito con il to significa stop in order to do something else, quindi fermarsi per fare qualcosa. I stopped to talk to her, ok? Stavo camminando, ok, per strada, and I stopped to talk to her. I stopped in order to talk to her. Ok, ha un senso di proposizione finale in quel modo, d'accordo? E quindi ha un'accezione diversa, mentre smettere di fare qualcosa è sicuramente la forma in ing. Quindi, tornando ai verbi iniziare, finire, continuare, cosa possiamo dire in linea di massima? Che se mettiamo l'ing non sbagliamo mai, perché start, begin e continue li hanno tutti e due, quindi con l'ing non sbagliamo mai, finish va solo con l'ing, quindi non abbiamo alternativa, stop nel senso di smettere di fare qualcosa, anche lui va solo con l'ing, perché la forma col to esiste, ok, ma vuol dire un'altra cosa, vuol dire smettere al fine di fare un'altra cosa. Quindi in linea di massima, verbi che indicano iniziare, continuare, finire, con l'ing non sbagliamo mai. Nel caso di begin, start e continue non sbagliamo neanche con to. Nel caso di stop anche non sbagliamo col to, ma attenzione che sia quello che veramente vogliamo dire, perché se io dico stop to talk non vuol dire smetti di parlare, vuol dire fermati per parlare, e quindi vuol dire l'esatto contrario. Occhio, stop talking, se noi vogliamo dire chiudi la bocca, d'accordo, shut your mouth. Infine, ultimo verbo che cambia completamente significato ed è abbastanza analogo il meccanismo rispetto a quello di stop, è try, try, provare, no? Calling significa give a try, experimenting something, quindi provare, provare a fare qualcosa. I try writing a novel,
nuovo, come ho detto prima, cioè per usare l'esempio di prima, quindi provo a scrivere un romanzo, non so se ci riesco, ma ci provo. I try explaining you this complex topic. Io provo a spiegarvi questo argomento, d'accordo? Provare a fare qualcosa nel senso di sperimentare, di fare un tentativo. Diverso è invece col to, in cui significa fare un tentativo, ok? I try to eat something different today. Quindi provo a mangiare qualcosa di diverso stasera. I try to go to bed earlier. Provo ad andare a letto presto. Non è che sto facendo l'esperimento per vedere se riesco ad andare a letto presto. Cioè, logicamente sono capace di farlo, no? Ma provo, faccio un tentativo nel fare questa cosa. Non intuitivo al massimo, però diciamo che in linea di massima, pensate, quando state pensando che a provare a fare qualcosa, fare uno sforzo nel provare a fare qualcosa, è try calling. Quando invece state provando nel senso di fare uno sforzo, un tentativo in qualcosa, allora è try to. Questo è un pochino il senso. Allora, me ne vado di nuovo dalla lavagna e brevissimamente vi riassumo. Allora, i verbi con ling: admit, avoid, consider, deny, finish, keep, miss, postpone, practice, risk. Poi forme come I can't stand, oppure not to mind, quindi I don't mind, carry on. Naturalmente, come vi dicevo, ne esistono altri, ma insomma questi sono una buona selezione. Verbi invece che usano indifferentemente ing oppure il to con lo stesso significato: begin, start, continue, bother, intend. E sotto invece abbiamo qui verbi che usano sì, anche in quel caso, ing o to, ma non indifferentemente, qui con una sottile differenza: hate, like, love, prefers, quindi verbi che indicano piacere e dispiacere. In linea di massima diciamo che sono sempre corretti con l'ing, però possono anche avere il to quando è una forma di am, quando è o un americanismo, oppure intendiamo qualcosa di diverso, quindi intendiamo in qualche modo focalizzarci su un senso di abitudine, d'accordo? O su qualcosa che non è imperniato sul godimento o sull'odiare l'azione in sé. Però con ing non sbagliate mai. E poi invece questi, che sono verbi che cambiano non un pochino ma completamente il significato, che sono remember e regret, in cui ing significa azione del passato, to azione nel futuro; stop, che con ing significa smettere di fare qualcosa, col to e l'infinitive significa smettere per fare qualcosa; e infine try, che con ing significa tentare, sperimentare un qualcosa, col to e l'infinitive significa fare un tentativo, fare uno sforzo, fare un esperimento, fare un qualcosa di diverso, qualcosa del genere. Come va? Sono stata sufficientemente chiara? Questo, ripeto, è uno specchio generale. Come faccio sempre quando mi chiedete argomenti molto ampi, io cerco comunque di renderli fruibili, premasticati e in qualche modo comprensibili per voi. Poi sono d'accordo con voi che ci sono mille situazioni, circostanze, eccezioni e quant'altro, però questo è un buon punto di partenza. Cosa ne dite? Quindi io spero che vi sia stato utile. Come sempre, ci vediamo ancora prestissimo sul canale per i video di inglese, di tedesco, delle letterature, i video che vedo vi stanno piacendo molto, mi fa moltissimo piacere, che sto facendo in collaborazione con l'Università di Lincoln, in cui pubblico questo materiale inedito relativo alla Seconda Guerra Mondiale, i video per chi avesse interesse di italiano per stranieri. E poi in queste settimane ho incominciato anche a fare dei live stream didattici, appunto di inglese, di tedesco, in cui parlo con voi, rispondo alle vostre domande, alle vostre curiosità, ai vostri dubbi, perplessità e dolori sulle lingue, sullo studio, consigli di varia natura. Faremo insieme anche esercizi, traduzioni, quindi quando vedete appunto che c'è la diretta, se potete collegatevi, parlatemi, parliamoci insieme, ok? Quindi è un po' come essere davvero così presenti frontalmente, poter interagire. Non doveste essere disponibili per qualsiasi motivo, comunque i video dei live stream restano comunque caricati sul canale come video, come qualsiasi altra lezione, quindi potete in ogni caso recuperare più avanti. Ricordatevi di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche.
per ricevere le notifiche del canale, quindi essere sempre in qualche maniera pronti e aggiornati su tutto quanto. Io vi ringrazio come sempre di cuore, un grandissimo abbraccio e a prestissimo, ciao!